La Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino presenta una mostra sugli incisori. Mi fa molto piacere poter raccontare quella che è la storia di questa nostra piccola mostra, che solo per un mese è presente in Torino, ma che ha un valore molto importante per la città. Nel 1861, quando si unì l'Italia, venne affidato a un grande critico del momento, Giovanni Volpato, di raccogliere in una sintesi tutte quelle che erano le maggiori incisioni presenti nella Regia Biblioteca e nella Biblioteca Nazionale Universitaria qui presente in Torino, sia degli incisori italiani che stranieri. E fece un'opera straordinaria di raccolta che in pratica è oggi documentata attraverso questa mostra che noi presentiamo e che porta fuori allo scoperto incisioni che da più di 150 anni non sono viste da alcuno se non proprio quelli che sono i critici d'arte o che hanno particolari interessi di veduta. Quindi è la prima volta che viene esposta al pubblico, sono circa 70 incisioni scelte tra le migliori della grande raccolta che è presente nella Biblioteca Nazionale e che saranno ancora esposte per una settimana fino al 15 luglio. Invitiamo naturalmente tutti a venire a vedere, questa è un'occasione unica che non si ripeterà forse per molti anni e quindi grazie a voi se potete venire e vedere e raccontare che ci siamo. L'entrata per il pubblico è libera, c'è un'offerta? L'entrata per il pubblico è libera, non ci sono costi, è dal mattino alle 10 fino alla sera alle 18, ingresso da Piazza Carlo Alberto 3, Biblioteca Nazionale Universitaria.